riesci ad offrirmi questo territorio che mi sta facendo crescere, non importa quanto ci riesco lo stesso. E non vi rubo tempo perché non sono io la protagonista della serata, il protagonismo è di dovere da passare alla professoressa Lazzari e alla professoressa Cappella, che da anni lavorano a Lidis Mattei, lavorano sui valori e su quanto siamo qui, su quello per cui siamo qui stasera. Sono emozionata, i ragazzi mi hanno proprio emozionata davvero. Dicevo al collega, tu hai figlie femmine, perché ogni volta che siamo consapevoli di quello che accade, però ogni volta che ci riuniamo e ogni volta che assistiamo a questa presa di coscienza, io rimango emozionata e davvero non me ne vogliate se non riesco a raccontarvi altro. E lascio la parola a professoressa Lazzari. Come nasce questo video che avete appena visto. Nel mese di settembre del 2014 abbiamo avuto l'occasione di entrare in contatto con l'associazione ONLUS Isola che non c'è, che cercava di portare appunto dei progetti contro la violenza di genere nelle scuole, voleva iniziare a fare questo lavoro con i ragazzi. E noi abbiamo accolto molto, molto volentieri le loro proposte, devo dire anche grazie all'entusiasmo che ha mostrato il preside di allora, che è professor Paiano, che siede qua in sala e che è sempre stato molto sensibile a questo tema e, come si sottolineava prima, la nostra è una scuola a utenza prevalentemente maschile, per cui capite che l'educazione contro la violenza di genere è molto importante. E quindi, dicevo, grazie alla collaborazione con l'associazione abbiamo avviato il nostro primo progetto, quindi nel settembre del 2014, che era l'organizzazione di una conferenza contro la violenza in occasione della giornata del 25 di novembre. Abbiamo subito avuto anche l'appoggio del Comune con il suo patrocinio e quindi abbiamo organizzato nel nostro auditorium questa conferenza al mattino aperta a tutti i ragazzi anche delle altre due scuole, del Liceo Levi e dell'Istituto Tecnico Commerciale Piero della Francesca. Poi abbiamo chiesto ai nostri studenti dell'ITIS Mattei di trovare il modo di aprire la conferenza con qualcosa e allora è venuto in mente di fare questo video. Vorrei sottolinearlo, hanno lavorato completamente in autonomia, noi docenti non ci abbiamo messo il naso proprio, quindi hanno progettato tutto, fatto le scelte artistiche, addirittura composto la musica, e quindi questo è il video che voi avete visto, che era il primo dei nostri progetti. Assessore Cristina Uniti e di ringraziare anche i presidi che mi hanno sempre dato fiducia nei lavori che ho svolto tutti questi anni come referente di educazione alla salute insieme alla commissione e soprattutto i ragazzi che sono i veri protagonisti e che qualsiasi cosa io propongo a loro, loro accettano sempre in maniera molto positiva. Detto questo, passo subito a dire che questa progettazione nasce ancora prima della famosa legge 107, legge che vuole promuovere un'educazione alla salute anche su questa tematica, sulla diversità dei generi, sulla violenza in particolare e sulla diversità dei sessi. Ecco allora che noi nasciamo un po' prima e sentiamo subito che c'è questa esigenza, questa emergenza, è inutile che ci diciamo come mai, tutti i giorni sentiamo appunto racconti veramente drammatici riguardanti appunto la violenza sulla diversità dei generi e perché farla proprio con gli studenti, come appunto diceva prima il sindaco, perché gli studenti sono sempre esposti a degli schemi rigidi di un genere molto autoritario, dittatoriale, ma possiamo anche pensare che ci possano essere anche i ragazzi sono anche un terreno fertile dove è possibile seminare e dove è possibile anche far germogliare quelli che sono i sentimenti veri, i sentimenti reali e anche contrastandoli a quelle che sono invece le azioni di violenza e le azioni di dittatura e di forza e di autorità, ecco. Detto questo, quindi nasce questo rapporto di collaborazione con l'associazione.
passo adesso la parola alla direttrice dell'associazione. Se mi vedete con i miei fogli in mano, ma io volevo partire partendo da dei numeri, quindi ho la necessità, proprio per ricordarmeli, spiegare le motivazioni per le quali io ho accolto con entusiasmo l'idea di poter partecipare a offrire questa progettazione che noi covavamo già da un po' di anni all'interno della nostra associazione, composta prevalentemente da donne, e quindi questo tema aveva, come dire, il fulcro al nostro interno. Proprio c'è stata una grossa, ci siamo appassionate, ma quello che veramente ha fatto per, cioè è stato per noi un momento di scatto nel renderci, come dire, attive, è stata la lettura dello studio che è stato presentato nel 2014 da Intervita, lo studio sui costi sociali della violenza. Sono stati dei numeri che mi hanno sconvolto, che veramente in modo molto sintetico vorrei leggervi, perché veramente sono dei numeri che hanno dell'incredibile. Questo è lo studio alla base del quale sono state poi approfondite indagini sociologiche, anche addirittura quella dell'Istat del 2015, prende spunto da questi numeri. Allora, prima di tutto, l'indagine è stata fatta analizzando i costi diretti ed indiretti, il costo sociale della violenza. Quindi i costi diretti sono circa 2,4 miliardi di euro all'anno. E la composizione di questi costi sono tra costi sanitari, consulenze psicologiche, farmaci, ordine pubblico, costi giudiziari, spese legali, costi dei servizi sociali dei comuni, costi dei centri antiviolenza. Questo siamo a 1,7 miliardi. Gli effetti dei moltiplicatori economici sono 604 milioni di euro, che compongono le ore di lavoro per mancata produttività. Aggiunti al 1,7 miliardi arriviamo ai 2,4 miliardi circa, di cui vi dicevo prima. Ma il costo sconvolgente sono gli effetti moltiplicatori sociali di questo fenomeno. Arriviamo a 14 miliardi di spesa annua per quanto riguarda l'indotto, quindi tutto quello che ne consegue negli anni, il continuare le cure, e poi quello che comporta la violenza assistita, quello che comporta i costi per il mantenimento di case rifugio, i costi per i corsi di aggiornamento, i costi per le forze dell'ordine. Tutto questo sono costi sordi che forse noi non valutiamo, ma se questi numeri danno la misura dell'importanza di questo problema, della difficoltà ad affrontarlo. Ma se voi pensate che queste sono 3 manovre finanziarie all'anno, questo ci dice che noi dobbiamo assolutamente prendere coscienza del problema, dobbiamo farcene carico ognuno nella propria piccola possibilità di intervento. Questo fa la mia associazione, che con le poche forze, le poche risorse, però siamo una piccola goccia nell'acqua che vuole lavorare affinché possa promuovere una cultura migliore. Io confido moltissimo nei giovani, perché ho visto questi anni, nell'intervento che abbiamo fatto presso la scuola di Tismantelli, quindi qui ringrazio profondamente il preside Paiano, che mi aveva ricevuto nel 2014, senza il quale non sarebbe stato possibile avviare nessuno di questi progetti. Ovviamente la preside, la nuova preside, che ha accolto le proposte, e le due straordinarie professoresse che mi hanno preceduto. Questo perché? Perché è difficile poter entrare in una scuola che è già compressa fra costi, programmazioni, impegno, riuscire a infiltrarsi quasi abusivamente nella loro programmazione. Però questo è fondamentale, perché l'educazione al saper governare le emozioni, oltre alla cultura, è quello che fa dei nostri giovani dei possibili soggetti migliori. E quindi io confido tantissimo, perché i nostri giovani sono veramente recettivi e sono loro che daranno il colpo di spugna per far sì che il cambiamento avvenga veramente, perché sono molto coscienti, molto sensibili. Abbiamo anche rilevato dei casi particolari in cui ci hanno chiesto una mano, e noi come associazione ci stiamo spendendo per la prevenzione più che per la presa in carico, perché i costi della presa in carico sono troppo impegnativi, troppo onerosi. Noi pensiamo che sia più giusto intervenire dal punto di vista culturale, cioè cambiare tutti insieme in un rapporto di scuola, famiglia, territorio, agenzie educative, amministrazioni.
tanto, se fosse possibile. Io vorrei lasciarvi con il motto che abbiamo cambiato del nostro sito, che è www.centralavoce.org. Ci siamo detti, facciamo in modo che questa, cioè non fate in modo che ci sia la voce che fa traboccare il vaso. Invece abbiamo cambiato questo motto e abbiamo scritto: ama la goccia che farà traboccare il vaso, è nascosto lì ogni bel cambiamento. Passo la parola al dottoressa Di Giacomo e a Fredo Cecchinelli, che ringrazio fortemente perché sono due ragazzi straordinari, giovani, che si impegnano fortemente sul tema dell'educazione attraverso l'arte terapia, e Giovanna come giovane psicologa. E sono loro che hanno tenuto i laboratori con i ragazzi e vi possono fare un breve escursus su di come hanno lavorato. La porta su chiusa e serenità. Grazie. Allora, sarò brevissima perché ci tengo che la presentazione la facciano i ragazzi. Vi spiego un po' qual è il concetto di base che sta sotto i progetti, che in particolare sono fragili, intimità e infinito. Diciamo che il concetto di base è che per combattere il fenomeno della violenza sulle donne, secondo noi, è necessario davvero investire sulla prevenzione e sull'educazione. Educazione quasi nel senso proprio etimologico, nel senso di educazione vuol dire portare fuori. Ecco, i laboratori sono improntati proprio su questo portare fuori. Non ci piace la lezione frontale. E attraverso degli strumenti artistici come in questo caso la fotografia o come negli anni precedenti mi viene da dire il video, cerchiamo di diciamo, elicitare quelle che sono i vissuti, le emozioni dei ragazzi sul fenomeno e diciamo, le loro conoscenze sul fenomeno della violenza sulle donne, ma soprattutto di accrescere la consapevolezza rispetto al ruolo che ciascuno di noi ha rispetto a questo tema, perché ne siamo tutti coinvolti, così quindi i ragazzi sono coinvolti come individuo, come studente, come fidanzati, così come compagno di classe, così come anche come spettatori. Quindi questo per noi è molto importante. Quello che è emerso da questi lavori, oltre il grandissimo impegno che hanno messo i ragazzi, che ci tengo tantissimo a evidenziare, li ringrazio anche per questo, perché per noi è motivo di crescita, quello che è emerso è che la violenza si manifesta sicuramente a diverse sfaccettature, quindi parliamo di violenza fisica, violenza sessuale, violenza psicologica, violenza economica, ma non solo, la violenza si manifesta in modi diversi anche in base all'età. E con i ragazzi ci siamo proprio resi conto che spesso la violenza di genere, la violenza sulle donne, è correlata al bullismo, al cyberbullismo, che sono fenomeni che conosciamo forse, che è più facile affrontare, tra virgolette, nel senso che li conosciamo meglio e li sappiamo anche riconoscere meglio. E quindi per noi è importante lavorare su questo, su capire quell'azione, quello stereotipo, cosa c'è dietro la violenza di genere, ecco. Quindi adesso lascio la parola ai ragazzi. La dottoressa Di Giacomo, è importante che siano i ragazzi stessi a presentare questi progetti, pertanto invito